Semplificare e coordinare, eliminando procedure superate dall'evoluzione del contesto normativo nazionale e regionale, prestando una particolare attenzione all'integrazione delle nuove sensibilità paesaggistiche e ambientali. Sono alcune finalità del provvedimento di modifica della legge sulla tutela e uso del suolo, illustrato in aula il 10 luglio dai relatori di maggioranza Franco Maria Botta, Popolo della Libertà, e di minoranza Aldo Reschigna, Partito Democratico, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, e Andrea Stara, Insieme per Bresso. Nella seduta del 17 luglio, il Consiglio regionale ha svolto la discussione generale sulla nuova ipotesi normativa. Con la nuova legge urbanistica il Piemonte avrà piani regolatori che nascono giovani, data la drastica riduzione dei tempi nell'iter approvativo. E altro importante intendimento della legge urbanistica è quello di arrivare a un'urbanistica senza carta, il più possibile digitalizzato e informatizzato, rispondendo così alle esigenze dei tempi della società odierna, che impone ritmi più veloci nelle approvazioni e nella certezza dei tempi per gli investitori privati. È in discussione in aula la 34esima modifica della legge urbanistica regionale, la 56 del 77. Questa proposta dalla Giunta Cota contiene delle modifiche che noi riteniamo molto dannose dal punto di vista del procedimento urbanistico, soprattutto dal punto di vista del consumo del suolo, che è una delle prerogative della legge. Le varianti parziali nuove prevederanno la possibilità di costruire nuovo residenziale al di là di quanto è il residuo previsto nel piano regolatore. Quindi si andrà in deroga a quello che il piano regolatore prevede, bypassando la controllo della regione, quindi uno strumento fondamentale di analisi del consumo del suolo.